dal sorriso di Papa Francesco alla storia del vecchio continente, per passare poi ai miti del Minotauro e della Fenice, concludendo con il Decameron. Questi sono i protagonisti dei carri proposti dai quattro cantieri Bombolo Azzurri in Ottamboli e Rustici per questa edizione del Carnevale di Foiano. Nemmeno il meteo dunque ha impedito a Reggio Condo di scendere in piazza e dare il via alla 476esima edizione del Carnevale più antico d'Italia. I quattro giganti di cartapesta, alti ben 15 metri, come ogni anno sono stati realizzati con una qualità eccellente. Il primo carro che ha sfilato è stato quello di Bombolo. Basta poco e il muro cade, questo è il titolo che racconta la storia di Papa Francesco. A seguire in Ottamboli con Aiuto, ci rubano l'Europa, che illustra i cambiamenti politici ed economici attraversati dal vecchio continente fino ad oggi. Terza uscita quella degli Azzurri con Verso una nuova era, che racconta il confine tra il bene e il male utilizzando il mito del Minotauro e della Fenice. Gli ultimi ad uscire sono stati i Rustici con il carro Trionfo della vita, una riflessione sull'attualità partendo dal Decameron di Boccaccio, per cui da un orrido inizio si arriva a un lieto fine. Il Carnevale di Foiano colorerà le strade del Borgo della Valdichiana fino al 1 marzo con 5 uscite domenicali, al termine delle quali verrà come sempre proclamato un vincitore. A decidere sarà la giuria, composta da personaggi illustri, in questo caso un pittore, uno scultore, uno scenografo, un critico d'arte e un giornalista, scelti in segreto da un notaio, che dunque decreteranno il vincitore del Carnevale più antico d'Italia.